Amici di GranMichele.io, ben trovati in una nuova finestra proprio di GranMichele.io Ospite. Siamo ritornati presso i nostri tradizionali studi all'interno della nostra sede e così come ci eravamo lasciati in estate con un'ultima intervista, così stiamo riprendendo, sempre con la gentile e gradita presenza del geometra Salvatore Canzoniere. Grazie di essere qui con noi anche stasera. E di utilizzare le nostre telecamere per parlare ai tanti cittadini e non solo di tematiche sempre attuali, noi le chiamiamo. Qualcuno ci si lamenta che parliamo sempre di una cosa con lei, ma vuol dire che è un argomento che ha sempre qualcosa da dire su questo argomento. È rimasto l'unico argomento in campo, questo qua, perché mi pare che per il resto non c'è più niente da dire, nel senso che non si sta combinando niente. E quindi di che È dobbiamo parlare? uno degli argomenti che ancora oggi, pur avendosi tolto questo impegno di spesa, chiamiamolo, del servizio idrico dalla propria gestione, continua ad essere uno degli argomenti ancora più importanti e più attivi. Allora, noi eravamo rimasti che ancora dalla gestione comunale non avevano mandato nessuna imposta sul 2018. Invece ora sono arrivate le bollette del 2018 della gestione comunale e ahimè il 60% di queste bollette o avevano conteggi sbagliati o avevano letture sbagliate. Esempi basilari, oltre alle letture, molte volte le letture erano corrette, ma la somma dei numeri tra l'ultima lettura e la penultima lettura risultavano errate. I computer dicono che sbagliano pure. Il 60%, anche di più, di tanti cittadini ancora oggi sono costretti a recarsi presso l'ufficio e servizio idrico integrato del comune di Gran Michele, proprio all'ultimo piano, per farsi rattificare, farsi modificare, farsi riconteggiare le letture corrette e il conteggio. Esempio basilare, lo dico personalmente anche perché in altre occasioni l'ho detto, una mia bolletta con la lettura corretta abbiamo appena appena risparmiato 150 euro così. I numeri erano giusti del contatore, era la somma, la differenza che misteriosamente non riusciva. Oltre a questo, c'è ancora l'acqua ritornata, così come sappiamo, in una gestione, sempre attraverso la gestione con gli altri paesi, ad una società privata, e la società privata nel frattempo, facendo i conteggi, nota che forse ci sono dei mancati pagamenti degli anni passati e ha iniziato a mandare delle lettere a tanti cittadini granmichelesi. Noi non abbiamo una lettera, ma di tutta questa vicenda voglio che lei ce ne parli di tutta questa nuova situazione, di queste lettere, di queste solleciti di pagamento per bollettazioni passate. A lei la parola. La vicenda porta un po' di tempo indietro la situazione, perché tutto parte dal 2004 più o meno, 2004, questo è il periodo, cioè nel momento in cui la provincia fa una delibera con cui approva una gara che vede la SIE aggiudicataria di questo servizio su base provinciale, quindi la creazione del lato e poi tutto e quindi la società che doveva essere poi quella che doveva gestire l'acqua in tutta la provincia di Catania. Dietro tutta questa cosa, non so cosa si può dire, ecco. Ma sicuramente sono mosse forze e controforze di vario genere, per cui vabbè, è finita così, cioè che viene aggiudicato ad una società che
non aveva, come dire, partecipato alla gara in termini corretti. Questo è il punto, io non, per sintetizzare, che si chiama SIE, si chiamava e si chiama ancora SIE. Rispetto a questa cosa, ai comuni viene detto che dovevano assumere questa società come gestore dei servizi idrici comunali. Un gruppo di comuni di allora, con Caltagirone in testa, dicono no. E il gruppo di comuni era proprio di questa zona. Dicono no e instaurano una causa nei confronti di questa aggiudicazione, sollevando un problema di legittimità. A quel punto la causa ha due vicende: la prima al TAR Catania, e al TAR Catania si perde questa causa. I comuni ricorrono in appello al CGA, quindi giudizio definitivo. Il CGA dà ragione ai comuni e annulla tutto, sostanzialmente annulla la giudicazione, la delibera, le delibere e tutti gli atti successivi, conseguenti, c'è scritto poi in una successiva delibera del Consiglio di... Ovviamente le amministrazioni dell'epoca, tutti sappiamo come quanti problemi hanno e quante magagne hanno creato, a cominciare da quella provinciale. Allora, che succede? Siccome presidente della provincia c'era il nostro compaesano che conosciamo tutti, che si chiama Lombardo, Lombardo ovviamente riteneva che la delibera fosse valida, e ovviamente il presidente della provincia all'epoca era anche il presidente del Lato, e l'orientamento del Lato, in cui c'era un consiglio di amministrazione, tutto il resto, insomma, combinato e composto in vari modi, ovviamente Lato obbediva a quello che voleva la parte politica. E allora che succede? Che la parte politica, non tenendo in considerazione la sentenza del CGA, decide comunque di andare avanti. E che cosa fanno? Chiedono ai comuni in cui i sindaci erano politicamente vicini, diciamo, quindi Compagnone a Gran Michele, per esempio, ma anche Militello, anche San Michele di Ganzeria, anche Sangono, dove erano amici. E poi c'è un'altra storia che riguarda Caltagirone, che nonostante aver vinto la causa fa lo stesso la gestione del servizio alla SIE, ma lì è tutto un accordo a livello calatino tra società SIE e comune. Io non lo considero un fatto positivo, anzi ho sempre detestato, ho condannato questo modo di agire dell'amministrazione di Caltagirone, ed ero quasi contento che ora Ioppola aveva promesso ai calatini che avrebbe ripreso il servizio, ma Ioppola non lo fa ovviamente, perché è dentro una logica politica di un certo tipo. E allora siamo in questa situazione che Lato di Catania ha atteso parecchio tempo per prendere atto ufficialmente della sentenza, perché nel frattempo, nel 2008-2009, erano avvenuti questi passaggi in questi 5 comuni della provincia, e basta, perché gli altri comuni si sono rifiutati ovviamente di cedere il servizio alla SIE. La SIE ha cominciato a fare cause agli altri comuni, ma le ha perse tutte, compresa l'ultima, che è l'appello che ha fatto nel mese di novembre, e l'ha perso. Ecco, questa è la situazione. Ma il Lato di allora, dopo le vicende politiche successive, insomma, in cui cambiano anche gli amministratori, prende atto con una delibera della sentenza e dice:
annulliamo, azzeriamo tutto. Cioè qui la SIE è dichiarata illegittima, è illegittimamente costituita, non può operare. Questa cosa produce che cosa? Una delibera dal numero 10 del 2000, dal 2010. La delibera della provincia, del lato provinciale è questa. Cioè prendiamo atto del fatto che tutti gli atti conseguenti sono anche caducati e quindi chiediamo ai comuni di riprendersi il servizio. Lato 2 di Catania invita i sindaci, compreso quello di Gran Michele, che allora era compagnone naturalmente, che coerentemente ha detto che no, non accettava questa cosa. E allora l'acqua è rimasta in mano alla SIE. Ma io già dal 2009 avevo mandato assieme ad altri cittadini una lettera al sindaco di Gran Michele dicendo che stai facendo un atto illegittimo nel momento in cui consegni il servizio a questa società dichiarata illegittima. E questi sono documenti che ancora sono agli atti, non è una cosa che mi sto inventando io. Naturalmente questa cosa che cosa produce da parte mia? La decisione di, appena possibile, operare perché la SIE uscisse dalla gestione del servizio a Gran Michele. E infatti ho fatto questo. L'ho promesso ai cittadini, ho mantenuto la promessa, ma insomma, poi il resto sappiamo tutti com'è finita, giusto? Questa è la situazione dell'acqua, in sintesi, molto in sintesi fino a questo momento. In sostanza, questi qua sono ritornati a Gran Michele, ma con delle forzature. Cioè io quando ho annunciato che ho presentato un esposto a firma di altri cittadini eccetera eccetera alla magistratura, l'ho fatto per questo, perché sono forzature quello di dichiarare che la SIE è una società che opera nel Calatino e per tale motivo è già legittimata anche non solo a riprendersi il servizio nei comuni dove l'aveva prima, ma anche a espandersi in quest'area. È una cosa, come dire, assurda, però a livello di ATI provinciale, adesso si chiama così al posto del lato, cioè una lotta di figliolanza del lato, ha deciso questa cosa. Questa cosa è pesantuccia e quindi, come dire, è un comportamento che a mio avviso ha anche elementi proprio penalmente perseguibili. Guarda, non mi trattengo le parole, questo è il problema. E allora siamo nell'illegalità totale. La SIE praticamente ritorna a Gran Michele con un atto illegittimo dell'ATI e con un atto altrettanto illegittimo da parte dell'amministrazione comunale, di questa amministrazione che è stata eletta per fare solo questa operazione, perché per il resto non sta concludendo proprio un bel niente. E l'operazione, la cosa più grave è questa, parte da quando si insedia questa amministrazione con la crisi idrica, perché questa crisi doveva esserci per forza. Il giorno dopo. Cioè la gente, i cittadini dovevano riconoscere che il comune non era in condizione di gestire il servizio idrico e che era meglio la SIE, che era meglio questa benedetta società, che ha una forza tremenda dal punto di vista, come dire, della capacità di far decidere agli organi istituzionali cose che sono anche contro la legge. Questo è il problema. Io sono ancora, come dire, schifato da tutta questa situazione. Perché è una cosa insopportabile, inconcepibile, è inconcepibile ancora. Io mi chiedo, ma come cavolo hanno fatto questi a rovinare completamente il servizio idrico di questa città, cambiando il regolamento idrico, che già era un regolamento discreto quello che c'era prima, e che ovviamente teneva conto di tutte le cose. Faceva riferimento al canone, faceva riferimento ai consumi, eccetera, eccetera, ma in maniera molto più equilibrata di quando è questo regolamento nuovo. Non solo, ma ora non è più un regolamento,
il problema. Il problema è la incapacità totale nell'amministrare la questione. Perché nel momento che tu amministratore non sai nemmeno che cosa ti entra dai cittadini, non sai nemmeno che cosa devi prevedere nel tuo bilancio di gestione, e ci metti cifre a casaccio, 1.200.000 euro, una cosa del genere, cioè 1.200.000 euro. Io sono ancora con i vecchi prezzi. Sì, 1.200.000 era... 1.200.000 di entrata. E insomma, prima di fare cifre di questo genere, pensaci. Ah, ma noi avevamo un bisogno di quadratura del bilancio e quindi abbiamo messo questa cifra. E ora la devono raggiungere come? Mandando bollette folli ai cittadini? E chiedendo ai cittadini, gli impiegati del comune chiedono questo, chiedendo ai cittadini, intanto ce la versi questa cifra in acconto e poi facciamo i conti. Perché fa tornare indietro i soldi? Cioè, è un modo di gestire la cosa pubblica assurda. E com'è? Invece di andare avanti qua si va indietro, questo è il problema. Inconcepibile ai miei tempi, inconcepibile per amministratori che abbiamo lavorato per questa città. Io sinceramente non ho, come dire, progetti politici in testa, ma non posso non essere schifato da questa situazione e non posso non dirlo alla gente, così come l'ho detto a metà luglio quando loro hanno fatto questa operazione di conferire alla SIE il servizio idrico ancora una volta. Io ho sentito il dovere di andarmene in piazza e parlare, punto e basta, e di dirlo pubblicamente quello che pensavo. Che ne dica, che sia la risposta, che ne dicano i signori che sono lì messi a cianciare per dipingere vestiti a gente come me, per esempio, no? Che ormai è l'usanza politica di questa città. Questo è il punto, io sono figlio di questa città e nessuno me lo può togliere questo ragionamento, questo discorso, perché io sono stato eletto 6 volte, lo ripeto sempre, sindaco di questa città e ho il dovere, oltre che il diritto, di intervenire quando ci sono cose che non vanno. Quello che sarà sarà, non lo so, non mi interessa, non penso neppure di poter ritornare in campo a chiedere voti o cose di questo genere. Non è questo il problema, ma queste cose non devono succedere, chiunque sia ad amministrare la cosa pubblica, e non può essere che nessuno abbia la forza, il coraggio, la voglia di scendere in campo e fare la sua parte in questa storia. Tutti così impauriti come sono i grammichelesi, così non sanno più che pesci pigliare. Perché io gliela racconto così e un altro gliela racconta così. E allora, a destra non ce l'abbiamo più, l'abbiamo persa. Quel popolo combattivo che quando c'erano problemi di un certo livello scendeva in campo, che io ricordo dal 1975 in poi, specialmente quando c'erano i problemi per l'acqua, che cosa succedeva in questa città. Adesso non è più capace di muoversi, di decidere, di capire che cosa gli sta succedendo, di capire che li sta prendendo per i fondelli, di capire che cosa stanno combinando alle sue spalle. E questo è il popolo di Gran Michele. Io questo è quello che devo dire. Perché per il resto qua è chiara tutta la situazione. C'è un'azione politica che è tutto orientata a fare gli interessi di determinate forze, e a fare interessi che sono purtroppo tristemente collegati, tristemente noti anche nel catanese. E però sta accadendo. E allora o ci si organizza, o ci si mette in campo in qualche modo, oppure finiamo tutti calpestati. Saranno le bollette dall'acqua, sarà qualunque altra cosa. Io non voglio usare termini
altisonanti tipo operazioni mafiose o altre cose, però insomma sono operazioni che non vanno, sono fuori dalla legge, e qua la casistica di operazione fuori dalla legge è lunga, è troppo, troppo lunga. Io sto aspettando anche l'esito delle denunce fatte ai magistrati, ma intanto politicamente c'è questa situazione, che è questa: i Gramigliati hanno consegnato nelle mani di queste forze comandate dalle solite vecchissime forze che tutti conosciamo, che non sono loro a decidere quello che si deve fare, ma sono loro che hanno fatto quel patto diabolico, che per andare a prendere il posto e farsi chiamare amministratori hanno svenduto ogni cosa, anche il loro onore. Questo è il problema, e sinceramente non mi fa piacere, mi dispiace che questa città sia ridotta in questa maniera. Questo è il mio, come dicevamo all'inizio, il mio sentimento. Come dicevamo all'inizio, stanno viaggiando anche dei solleciti di pagamento, così come le dicevo. Sì, ora poi ho visto quest'altra cosa assurda. Ma guardate, io la SIE l'ho mandata via con un'ordinanza, giusto? Un'ordinanza del sindaco che dice: dato che ci sono tutti questi elementi, ci sono sentenze e c'è tutta una situazione che dice così, Lato che insisteva ancora allora, perché allora Lato funzionava diversamente rispetto a ora, insisteva ancora, perché io prima di fare l'ordinanza ho anche scritto a loro e gli ho chiesto: ma la posizione del Lato su questa storia della SIE è sempre la stessa? E loro mi hanno risposto: certo che è sempre la stessa, lo sanno anche quelli della SIE che è sempre la stessa. E allora dico: vabbè, allora agisco. E ho fatto quello che era stato richiesto tanti anni prima, tanti, insomma, non troppi, nel 2011-2012, questo qua era il periodo, a tutti i sindaci dell'area, e tutti i sindaci dell'area hanno risposto che senza la SIE non avrebbero potuto continuare. Questo è il punto. Quindi ci sono scelte politiche in tutti i comuni che sono queste. E questa amministrazione di oggi è la continuità dell'amministrazione di prima. Io sono stato il punto di interruzione, e meno male che c'è stato, perché ho aperto la questione. Questo è stato il problema. Ora qua la SIE è illegittima ancora oggi sul piano giuridico. Questa società non ha nessun titolo per fare il servizio idrico a Gran Michele. Lo hanno messo in piedi surrettiziamente a livello provinciale. Io so il peso delle parole che sto dicendo. Surrettiziamente a livello di ATI provinciale. Bene, di questa cosa ho chiesto conto ai magistrati, ho chiesto che se ne occupino loro di questa faccenda. E però non posso non dirlo pure io, nel senso che qua c'è bisogno che si agisca. E si agisca a Gran Michele, ma si agisca anche nell'area in cui siamo, nella zona, perché le amministrazioni tipo quella di Caltagirone non possono pensare di passarla liscia così, di mantenere in piedi un sistema ancora basato sull'illegalità e sulla non legittimità. Questo è il punto, e allora qualcosa bisogna farla. Io penso di allargare anche questa azione, se è possibile, anche di sensibilizzare altre popolazioni, perché non è possibile che le cose debbano andare avanti in questa maniera. Dice: ma sei solo contro tutti, qualcuno mi dice, sai, è troppo, troppo grande la questione. Io dico: ma sarà grande, ma io che devo fare, dopo aver passato una vita lottando per le cose, per i diritti della gente? Questo è il punto. E ora queste della SIE come si permettono di mandare queste cose? Si permettono, guarda che cosa delicata che hanno fatto.
cioè loro mandano, mettono sotto gli usci delle porte, mandano un messaggino così, in cui non c'è nessuno che prende la responsabilità di firmare. Non notificano, perché non possono notificare. Sono debiti che non ha nessuno nei confronti loro, perché nel momento in cui loro svolgevano un servizio illegittimo e lo svolgevano in malafede, perché lo sapevano che erano illegittimamente costituiti, bene, in quel momento non avevano neanche titoli per riscuotere su quel servizio. Io su questo avevo incaricato un legale di agire, non solo per recuperare i soldi che il comune aveva speso per loro al posto loro della SIE, ma per fare un'azione che l'avvocato stesso mi aveva detto: guarda che la SIE dovrebbe restituire tutti i soldi che ha preso dai cittadini di Gran Bichiere, e allora gli facciamo un'azione per fargli restituire i soldi e poi vediamo che succede. Bene, l'avvocato non c'è più, non ha più questo incarico dal comune. Perché? Perché è cambiata l'amministrazione e quindi questo avvocato disturbava in qualche modo che facesse questa azione. Io l'ho messo per iscritto queste cose, non sono cose che, non c'è corrispondenza orale su questa questione, c'è corrispondenza scritta, nel senso che io ho dato l'ordine di andare avanti in questa direzione. E ora perché no? E ora questi hanno il coraggio di presentarsi a dire che avanzano soldi dai cittadini di Gran Michele, questi che non hanno nessun titolo per riscuotere i soldi dai cittadini di Gran Michele, ma stiamo scherzando? Però nel frattempo c'è chi opera perché i cittadini di Gran Michele rimpiangano la SIE, c'è chi opera mandando queste bollette folli di questi tempi, che sono, insomma, sono bollettine, bollette che la gente è chiaro che non può pagare in alcune fasce di popolazione. E però, siccome c'è una sorta di piano, non lo so com'è che avvengono queste cose, io non posso dire cose che non conosco esattamente, ma è strano che tutta questa cosa avvenga così, che dal momento in cui si insedia questa amministrazione comincia la crisi dell'acqua, non sono in grado di amministrare l'acqua di Gran Michele. Poi che succede? Che chiamano la SIE perché avevano ricevuto questa lettera dall'ADI provinciale in cui gli diceva, insomma, lo potete fare. E subito si mobilita qualcuno qua, perché di colpo nel mese di dicembre arriva l'acqua dell'anno scorso, arriva l'acqua in questo paese. Porca miseria, come così all'improvviso? E arriva l'acqua. Io chiedo a un deputato regionale, tra l'altro presidente della commissione antimafia, Claudio Fava, dico: ma sta cosa, che cos'è sta cosa della SIA? È quello che fa, presenta un'interrogazione. Ancora l'interrogazione è in attesa di risposta, e qua ci sono appunto responsabilità anche del governo regionale su questa questione. Io andrò a chiedere ora com'è l'evoluzione di questa cosa, perché questi signori non possono pensare che vincere le elezioni significa fare quello che vogliono, perché la legalità esiste sempre, le leggi ci sono sempre e vanno rispettate da tutti, da chiunque abbia compiti amministrativi. Non può essere che se ci va a Torre Canzoniere a fare il sindaco deve rigare dritto nel rispetto della legalità e delle leggi, e se ci va un altro sindaco può fare quello che vuole. E così a livello regionale, a livello di organizzazione comunale anche più grossa, eccetera, eccetera. Non può essere. Ora, questi qua stanno facendo questa operazione, guarda, così graziosa, dicendo: noi avanziamo soldi da te, cittadino,
se insomma ritiene, viene, avvicina, che noi ne parliamo e vediamo come possiamo fare per avere questi soldi. Anche rateizzato. Cioè, anche rateizzato, appunto. Cioè, proprio una cosa, non so come definirla, una letterina di questo genere. E non so neppure se attribuirla veramente alla SIE, perché i dati sono questi, cioè che è la SIE che la sta mandando. Però è una lettera anonima. È una lettera anonima, perché non è firmata. Però a qualche cittadino gli viene la preoccupazione di quello che può succedere, è giusto? Gli viene la preoccupazione, non pensa che deve andare a rovistare dove ho rovistato io e dove abbiamo rovistato quelli che sappiamo come stanno le cose, e cioè che loro non possono chiedere niente e non possono toccare neanche un pezzo della nostra tubazione. Questa è la verità. E se glielo fanno fare, glielo fanno fare abusivamente, punto e basta. Discorso che continuiamo sempre a fare, discorso che sicuramente ancora avrà dei risvolti. Sicuramente. Ma io lo spero, perché altrimenti siamo finiti. Altrimenti siamo finiti. Dobbiamo dire, vabbè, ormai comandano loro, comanda chi ha potere economico, chi ha potere di un certo tipo in questa nostra regione, è inutile che ci proviamo, che tanto sono loro che decidono tutti. Io mi auguro che invece no, il potere democratico ritorni a operare, e io sollecito in questo senso tutte le forze che ancora ci sono in Sicilia, non solo a Gran Michele, perché si risveglino. E la smettono di fare i cretini, perché stanno facendo i cretini un poco di gente che conosco io. Benissimo, noi andiamo a concludere, perché come ho detto è un discorso che non si finisce con queste interviste, c'è sempre qualche aggiornamento, e sempre qualche aggiornamento che anche attraverso lei abbiamo la possibilità di informare i cittadini, anche attraverso le nostre telecamere. I nostri 30 minuti sono finiti, abbiamo dato questo aggiornamento, questa novità di questo ultimo periodo, di queste letterine. Ne continueremo a parlare, ne continueremo a parlare sempre con il geometra Salvatore. Ma guarda, io una cosa la posso dire, certo. Mi dispiace che debba parlare sempre di questo problema. Vorrei che fosse un problema superato, vorrei che si mettesse a posto, vorrei che cambiassero le cose, ma questa situazione che c'è mi costringe a ribattere su questo tema, perché è un tema, come dire, basilare, nel senso che non è soltanto il problema di chi gestisce l'acqua, ma è un problema di chi comanda, di chi dirige, di chi sono gli organi che prendono le decisioni che riguardano i cittadini. Questo è il punto, non è una questione da poco, c'è in mezzo proprio la democrazia in questa cosa, il fatto che si operi perché gli interessi che si fanno siano quelli della gente e non quelli di qualcuno, questo è il problema. Ne continueremo a parlare, ne continueremo a parlare, così come detto sempre con il geometra Salvatore Canzoniere, che noi intanto ringraziamo per la disponibilità che ci dà per venire nei nostri studi attraverso queste telecamere e parlare con i tanti cittadini di Gran Michele e non solo. Noi andiamo un po' a chiudere, anche perché i tempi televisivi ce lo costringono. Questo non significa interrompere la discussione, ma significa riaggiornarci, così come abbiamo fatto tante di quelle volte, per poter continuare ad informare la città. Volevo aggiungere una cosa. Certamente. Perché io stavo lavorando sul serio con i comuni vicino a noi, soprattutto con Caltagirone, ai tempi quando c'era Bonanno sindaco, per costruire un progetto serio di gestione dell'acqua in quest'area. Ed era un progetto che, come dire, aveva tre obiettivi. Primo, di avere l'acqua buona. Secondo, di avere l'acqua abbondante. Terzo, di avere una gestione democratica, cioè comporre noi una gestione. Lo so che non è semplice, ma noi lo potevamo fare, potevamo chiedere alla regione di operare in questo senso, perché la regione ci aveva consegnato il bacino di Maculi e noi abbiamo parte in quel bacino. Io non avrei mai delegato il comune di Caltagirone come hanno fatto questi signori dell'amministrazione di Gran Michele, ovviamente. Le decisioni chissà chi le prende,
il comune di Castagnolone a operare invece loro sul bacino di Magule, cioè di decidere loro, Castagnolone, l'acqua che ci dovevano dare a Gran Michele, scordando questo principio che nel 2013 era stato stabilito tutti assieme. Tanto è vero che me ne occupavo io principalmente tra i sindaci interessati, perché Bonanno mi aveva affidato anche questo compito al posto tuo, cioè era esattamente il contrario la questione. E allora niente, il progetto è andato in fumo, perché noi quel progetto, l'altro obiettivo che aveva era quello di abbassare i costi, l'acqua deve costare di meno. E se si abbassano i costi, perché lì nel bacino di Magule si riesce a intervenire anche con strumenti che facilitano anche le spese di energia elettrica, a diminuire queste spese, che è quello che poi grava di più sul bilancio idrico, noi potremmo avere quest'acqua buona, abbondante e a minor prezzo. Questo è il problema. E io quel progetto penso che dovrebbero riprendere i granmichelesi, non io, ma i granmichelesi. Vedremo un po' l'evolversi della situazione. Andiamo a chiudere definitivamente per stasera. Noi la ringraziamo ancora una volta, così come detto precedentemente, e l'appuntamento è arrivederci quando avremo nuovi aggiornamenti, che sicuramente non mancheranno, a volerci contattare e a utilizzare i nostri strumenti. Di questo noi andiamo a chiudere questo approfondimento di Gran Michele punto e ospite per stasera, ringraziando ancora una volta il geometra Salvatore Canzoniere. Vi auguriamo buona serata a voi e buona serata ai nostri tanti amici proprio di Gran Michele punto e. Buona serata.